Allora, buonasera a tutti e tutte. Io in primis ci tengo a ringraziare come sempre l'associazione PAS e il Circolo CFU perché si sono dimostrati disponibili, gentili come sempre, assolutamente. E soprattutto fondamentali, soprattutto nella parte comunicativa. E poi in primis sicuramente anche Dimitri, che ringrazio tanto per Ciao. avermi dato l'opportunità di presentare il suo libro Pugni al petto. Eccolo qui. Dimitri, vabbè, noi ci siamo conosciuti l'anno scorso e appunto dopo aver letto questo libro e aver scoperto un po' di lui, ho iniziato ad apprezzare, no? Forse un po' di più la tua scrittura, cioè il tuo libro, no? Perché è bello alla fine sapere effettivamente qualcosa di più sull'autore, il suo vissuto e quant'altro. E appunto Dimitri è uno slammer, tu mi devi correggere se io sbaglio, però mi sono preparata, cioè penso che il tuo libro non sbagli. È uno slammer, un performer vocale e un videopoeta. E ha frequentato la Scuola Navale di Venezia e ad oggi è curatore di videopoesia al Festival Bologna in Lettere e ha vinto il premio della critica al Festival Internazionale di Poesia di Genova nel 2014 e soprattutto ha importato il Poetry Slam in Abruzzo e in Molise. E quindi già da qui si vede un po' la tua passione per la musica, scusami, per la poesia, per la scrittura in generale, no? Per la lettura, per la letteratura, forse possiamo dire un po' più ampio. Anche se effettivamente quando ci siamo conosciuti mi hai detto che tu fai un lavoro completamente diverso da questo. Sì, allora sì, hai riassunto bene quasi tutto il mio vissuto. Io nasco amando un po' la scrittura, utilizzando appunto il linguaggio della poesia, poi nel corso degli anni anche un po' avanzati sui 30 anni ho sperimentato diverse forme. Diciamo sempre di linguaggio, avvalendomi del linguaggio appunto della poesia attraverso il video, attraverso la fotografia, attraverso le installazioni di poesia visiva. Quindi ho sempre visto il linguaggio della poesia come fondamentalmente uno strumento per di espressione, è fondamentalmente un medium che va cambiando di momento in momento. Oggi tu hai prima citato l'essere slam venendo dal poetry slam, che non è altro che una forma di un genere, potremmo dire, oggi è maturo per dire genere, di poesia orale che viene appunto, che si va a manifestare attraverso appunto la voce, relegando un po' l'aspetto del libro, tra le righe, che in realtà sono anche questa espressione di di un messaggio. Noi dobbiamo immaginare, io ho sempre immaginato un testo come uno spartito musicale che deve essere interpretato, quindi è altamente limitante, guardare soltanto il testo scritto. Però con il romanzo è chiaro che è cambiata totalmente la musica. E è cambiato totalmente anche l'aspetto della disciplina per scrivere un romanzo che mi ha portato via parecchio tempo, ma è un romanzo, come hai detto tu, ambientato in un mondo che ho vissuto, sono stato fortunato a viverlo e reputo comunque importante aver fatto questa, diciamo, transumanza. Questa trasformazione che mi ha dato tanto e mi sta portando anche con il contatto con il pubblico ad avere tanti riscontri. È uscito un anno fa questo libro e ha avuto, diciamo, un seguito ecco, importante in termini di
di numeri, sono, diciamo, abbastanza soddisfatto. Quindi questa ultima presentazione che abbiamo organizzato per il libro, in realtà ha lo scopo di prendere tutte quelle persone che in questo anno non sono riuscite o mi hanno rincorso nelle varie presentazioni e poi qualche volta non sono venute, altre volte ci siamo sentiti in altre modalità. Quindi sperimentiamo anche questa modalità in diretta con te, che poi dovevamo farla dal vivo a marzo dell'anno scorso, che era stata rinviata. Sì. Quindi sperimento anch'io questa modalità in realtà, come ti dicevo prima. Però sì, io allora ti devo confessare una cosa. Quando ho ricevuto il libro, no, che me l'hai lasciato tramite appunto i ragazzi e le ragazze del circolo universitario, sono rimasta un po' intrigata dal titolo, perché forse sarà un po' il mio percorso di studi che sto facendo all'università, perché sai che io studio architettura. E quindi forse anche un po' il fatto che mi sto cimentando molto sulla grafica e quant'altro. Io mi faccio, anche se non si fa perché non si giudica un libro dalla copertina, ma io mi faccio condizionare, non te lo nego. E quando ho ricevuto il tuo libro, io non ci ho capito niente. Cioè, nel senso, io ho letto, ho visto la copertina, ho detto, cioè, non sapevo proprio che cosa aspettarmi, sinceramente. E un po' anche dal titolo, no? Poi appunto leggendo le pagine, scoprendo la storia, effettivamente mi sono resa conto che ho imparato tanto di un mondo che non conoscevo, un mondo che sì, a me era proprio sconosciuto e in realtà ti devo anche ringraziare per questo perché ho imparato tante cose nuove. Però io ti voglio chiedere come prima cosa. Da dove nasce questo titolo? Perché appunto, come ti ho detto, io non ci ho capito tanto quando l'ho letto. Sì, allora intanto il libro, ecco, sulla scelta della copertina, che appunto è questa, almeno sveliamo l'arcano di questo libro dal titolo Pugni al petto. In realtà è sulla copertina c'è stato un lavoro, una riflessione molto importante. Sono stato in un certo senso, non voglio dire quasi violentato dal passare da un linguaggio a un altro, però sono passato dal linguaggio poetico a quello appunto della narrativa. Quindi ho cercato un po' quella che Fontana chiamava diciamo, la centesima dimensione attraverso una tela bianca quando stufo delle due dimensioni, fa il taglio per andare in altre dimensioni, in altri mondi. E ho fatto tabula rasa, e quindi non l'ho colorato, nel senso era immaginandolo appunto sul bianco e partendo appunto da un'immagine abbastanza iconica e evocativa, che è appunto quella di una cima, possiamo dire così in termini poco marinareschi, un nodo marinaresco che in realtà rappresenta, come possiamo vedere, è vero che è un nodo, ma in realtà è anche un abbraccio, un vincolo, è una promessa. Ma se la guardiamo bene, è anche rappresentativa di un gesto che è appunto quello dei pugni al petto in questo modo. Perché? Perché il protagonista, adesso lo possiamo svelare senza spoilerare tutto, il protagonista, appunto, un allievo della scuola navale di Venezia, che si trova lì, non lo sa neanche lui perché, ma in realtà vive un'esperienza bellissima, partendo proprio dall'aspetto più forse critico, più caotico, che è appunto quella delle punizioni. Perché questa è una scuola comunque sia militare o paramilitare, e quindi questi allievi scontavano delle punizioni. La punizione per eccellenza era appunto correre intorno a un campo chiamato Campaccio, lungo 330 metri, con i pugni al petto.
Quindi questa forma in un certo senso coercitiva, perché immaginiamola correre con i pugni e appunto in modo sotto, cioè se guardiamo il canone della corsa, in realtà non si deve correre con i pugni al petto, però in realtà è rappresentativa di un limite che serve per spiccare il volo, superare quindi il proprio limite. Ma se lo guardiamo sotto un punto di vista iconico, in realtà sono ali che aperte poi ci portano a fare voli pindarici e a vivere esperienze oltre il nostro limite. Questo romanzo è stato un po', a me non piace categorizzarlo, però è stato categorizzato come romanzo di formazione, perché comunque deve portare il lettore, in genere è un sedicenne, un diciassettenne. È indirizzato questo romanzo, ma anche chiaramente per gli adulti. Ormai siamo bambini fino a 100 anni, e ecco, ci sono già delle domande interessanti che stanno facendo. Chiara, non so se tu le puoi vedere nella stanza, le leggo. C'è Edoardo che Ah sì, ora sì. è un allievo. Un ex allievo appunto della scuola, che chiede chissà chi era quella carogna che distribuiva i giri, e poi anche Valerio, il legame che ci ha unito nella nebbia del Campaccio durante i giri di corsa, perché non l'abbiamo detto, ma il romanzo è ambientato a Venezia. Venezia, sì. Già c'è questa sindrome di Stendhal, dove chiaramente hai detto già tutto di Venezia, però nel libro si affronta per esempio anche il rapporto con la nebbia mentre si girava, questa nebbia che veniva a tratti quasi mangiata, inglobata, aveva strane forme. Quindi per dire che cosa? Che è un passaggio, è un volo che appunto porta questi protagonisti a superare i limiti attraverso anche degli inganni, perché lì spesso c'erano appunto dei tranelli, e poi c'è appunto un'evoluzione che li porterà addirittura a imbarcarsi sull'Amerigo Vespucci, e si uscirà, a mio avviso, migliori da questa esperienza, anche se tritati in un certo senso, però migliori. Ecco, e quello che chiedono loro era questi ragazzi che stanno commentando, e chiaramente io appena l'ho scritto c'era una grande aspettativa, perché è il primo romanzo che è stato ambientato in una scuola, nella scuola di Venezia, che è appunto il Morosini, che ho avuto la fortuna di appunto di frequentare. Però c'erano tante aspettative, e molti mi hanno detto: perché non ha detto questo, 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 questo? In realtà poi il libro ha lo scopo di non di dare delle risposte o di creare delle aspettative, ma di farsi venire, innescare appunto delle domande, perché poi ognuno di noi ha vissuto mille storie nelle storie. Certo. Quindi qualcuno mi ha detto: perché l'hai bloccato al primo anno? Perché, anzi, ai primi 2 mesi del primo anno, perché i primi 2 mesi in realtà c'è stata la storia di ognuno di noi, così come c'è la storia di ognuno di noi all'inizio di una storia d'amore. Uno ricorda principalmente l'inizio, l'esperienza lavorativa, sono sempre quegli imprinting iniziali che poi ti porti via per tutta la vita. Certo, penso che dipenda, correggimi se sbaglio, forse anche effettivamente da quella lì che è stata la tua esperienza personale. Cioè, nel senso, forse hai voluto sottolineare le cose che ti sono più rimaste impresse, anzi lo spero, perché cioè, comunque hai parlato di un bel tema che è quello lì dell'amicizia e ce l'hai marcato tanto, quindi probabilmente, ecco, penso che dipenda anche da questo. Però appunto, cioè magari, non lo so, ci vuoi spiegare un po' come è nato il libro? Cioè nel senso, qual è stata, cioè qual è la storia di questo libro? C'è stato un episodio, un evento, un qualcosa che ti ha fatto decidere di raccontare questa esperienza? Perché effettivamente è qualcosa di cui non si parla così tanto nei libri.
O comunque, Sì. magari io sono ignorante, effettivamente non ne avevo mai letti altri. Cioè, Allora, temporanei, è successivamente, la... intendo. Sì, allora è chiaro perché lo hai scritto. In realtà questo libro nasce a almeno 12-13 anni di gestazione. Non ero assolutamente sicuro di voler raccontare me. Io dopo tutto ho vissuto un'esperienza all'interno di questa scuola, se l'analizzo oggettivamente. Sì, la potrei raccontare, ma non è così interessante a tal punto da poter scrivere un libro. È chiaro che volevo rendere omaggio a un periodo importante della mia vita che tanto mi ha dato a livello umano e ho utilizzato delle ambientazioni di quella scuola che conoscevo, che conosco molto bene. E quindi sono molto verosimili, così come il Vespucci, nonostante abbia fatto una crociera pressoché di un mese, quindi non è che ho questa conoscenza, però comunque l'ho conosciuto a tal punto da poter avere quegli elementi e poter scrivere un libro. È stato fondamentalmente anche un discorso per chiudere un cerchio che riguardava poi profondamente una parte di me, che era rimasta lì e che poi non sapevo come fare. Questo libro ha una versione, diciamo, iniziale che era scritta in prima persona, che potevo raccontare a livello di diario, ma non l'ho fatto perché a me, i diari, di là di se sono, insomma, personalità che hanno cambiato il mondo, non mi annoiano in un certo senso. Però quindi ho utilizzato poi, ecco, lì mi sono anche divertito nella costruzione dei tre personaggi, perché poi lì è iniziata anche tutta la tiritera del ma sono io, non sono io, hai parlato di me, non hai parlato. In realtà ho creato dei personaggi cibandomi di tutte le sfaccettature di persone che a 15 anni conoscevo 24 ore al giorno. Dormivo a fianco nelle camerate con queste persone, con questi ragazzi, miei coetanei, studiavo a fianco, facevo sport a fianco con loro e uscivo con loro. Al tempo era così e tutto questo mi ha nutrito, quindi mi ha plasmato. E a tal punto che io poi quando sono uscito dalla scuola, per un certo periodo, ecco, sono stato anche avvantaggiato nel sapermi relazionare con le persone, perché poi i modelli, diciamo, psicologici delle persone sono anche abbastanza simili, quindi sapevo come comportarmi a seconda del mio compagno di corso che era rappresentativo di quella persona che conoscevo. Poi non è servito più perché si cresce, però è stato questo il motivo fondamentalmente. Ok, qui chiedono, perché ormai Sì. già capire qualcosa di questo StreamYard, qui chiedono se hai intenzione di fare un seguito a questo libro e io, scusatemi, aggiungo, altrimenti hai intenzione di scriverne un altro, cioè hai in programma altri libri? Allora, non nascondo che per me questo libro appunto era un esordio nel mondo della narrativa e quindi ci tenevo che pubblicassi anche perché c'era una platea, ecco, questo è un libro di comunità, avevo una mia responsabilità perché parlavo di un mondo e quindi mi sentivo molto responsabile, mi sentivo di dare la voce a questi ragazzi che ricoprono anche oggi ruoli importanti nella società, da amministratori delegati, da gente normale come me, a tante funzioni importanti, ma soprattutto di vita. Quindi mi sentivo responsabile io in prima istanza. E ci ho pensato molto. Un seguito,
C'è un'idea, c'è un'idea, sicuramente sarà un seguito che dovrà fornire ulteriori interrogativi, ma sarà un libro finale, sarà un libro, lo immagino già, che non sarà ambientato nella scuola, ma che verrà catapultato alla fine dei nostri giorni. È lì il bello, l'inizio, raccontare l'inizio e la fine. Ecco, a questo forse c'è un. Ho scritto un soggetto perché? Perché io comunque ho guardato anche questo libro. Molti mi hanno detto che è un libro visivo. Sì, lo è perché comunque io l'ho immaginato utilizzando anche una tecnica della, diciamo, sceneggiatura. A tratti è didascalico, però è un libro che ti dà, che parla anche per immagini. E quindi immaginerò un libro del genere, che però darà sicuramente un termine, sarà anche quello un libro di formazione rivolto probabilmente a centenari di. Dai, Vabbè. la fine di un percorso, il coronamento di un Sì. percorso, diciamo, non la fine, il coronamento, più bello. Ma invece, tu hai detto una cosa importantissima, cioè questo qua è stato il tuo esordio all'interno della narrativa, hai detto. Perché effettivamente ti eri sempre cimentato con la poesia. E ti voglio chiedere, pensi che, diciamo, la tua conoscenza in questo primo ambito, abbia condizionato anche la tua scrittura all'interno della parte di narrativa, mi spiego meglio. Cioè, diciamo, il tuo essere così legato alla poesia, secondo te ha influenzato in un qualche modo la tua scrittura, appunto, il modo di esprimerti, questo tuo rendere la scrittura così visiva? Assolutamente sì, è chiaro che io vengo da un linguaggio, faccio sempre questo esempio, la poesia è assimilabile alla fotografia, quindi è estro, è immediatezza, è fissare in un momento un'istantanea che deve essere potente. Una fotografia deve rappresentare in quel momento l'universalità. La narrativa io la paragono a una sequenza di immagini che raccontano quindi una determinata situazione che se vengono chiaramente legate l'una all'altro potrebbero tranquillamente rientrare nel genere di un film. Quindi il romanzo a livello visivo è paragonabile a mio avviso a un film, per fare un esempio, viceversa, la poesia è più a una forma, a un linguaggio più legato alla fotografia. Quindi, che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto chiaramente cambiare totalmente, ho dovuto imparare a scrivere, non lo nascondo. Non sapevo scrivere, mi sono accorto di non sapere scrivere. Quindi, con la santa pazienza, ci ho messo quasi 3 anni a scrivere questo libro, non è stato facile, con la santa pazienza della disciplina che ci deve stare nella narrativa e nella poesia non c'è, nella poesia non ci devono stare delle regole, io lo vedo così. Nel romanzo, se non hai delle regole, semplicemente non lo finisci. E quindi ho dovuto stravolgere, ho dovuto violentare anche una modalità di pensiero, perché anche Quere una modalità anche di forse di fissare approccio. la parola. Con la poesia prendi un pezzetto di carta e scrivi sul treno in un qualsiasi momento. Con il romanzo non lo puoi fare, ti dai l'appuntamento alle ore X della giornata, ti devi sedere
sulla scrivania, ti devi legare alla sedia, evitare tutte le distrazioni e poi devi cedere alla parte narcisista di te, che è poi quella di rimettere in discussione tutto, di tagliare e ritagliare 100.000 volte il testo, cosa che per esempio non facevo con il testo Sì, epopoetico. un'altra cosa, ad esempio, che mi è piaciuta tanto, che forse può essere un po' un'unione tra i due lati della medaglia, insomma, forse anche perché io in effetti non le ho vissute, cioè non ho vissuto quel periodo, il periodo delle lettere. Cioè, le lettere ogni volta che si trovano in un libro mi fregano sempre, perché è successo anche con un altro libro che ho presentato, il libro di Giovanni di Jacopo. Io cercavo le lettere, cioè io ero arrivata a un punto in cui saltavo le parti del libro per andare a leggere le lettere. E lo stesso è successo con il tuo libro. Forse è una parte che io non ho vissuto e che mi ha sempre affascinato questa. E non so se lo hai fatto inconsciamente oppure no, ma con queste lettere comunque hai messo in luce dei temi fondamentali, cioè anche molto belli in realtà, cioè il rapporto tra un figlio ed un padre, l'emotività di un uomo che comunque è ancora purtroppo uno stereotipo. Non so se è proprio una cosa su cui tu ti sei voluto focalizzare, se lo hai fatto di proposito. Allora, sì, le lettere sono state un chiaro espediente letterario per costruire e rinforzare il personaggio, il protagonista. Parliamo chiaramente delle lettere del padre. Che avevano fondamentalmente. Allora, noi abbiamo due attori che non appaiono mai là, se non nel libro, se non sotto forma epistolare, che sono appunto il padre che rappresenta un mondo, appunto quello genitoriale, dove la madre magari è presente fisicamente e il padre non è presente fisicamente, ma è presente con lo spirito in un certo senso, ma tranquillamente i due ruoli potevano invertirsi. Tranquillamente Raimondo poteva essere una donna, cioè l'aspetto anche legato al sesso non è assolutamente non ha non è rilevante in questo senso. Quindi le lettere creano un personaggio che è quello del padre, ma rinforzano anche certi aspetti del protagonista. Il padre, che è sicuramente un personaggio che racconta delle sfaccettature appunto del figlio, che non vengono ovviamente raccontate nella narrazione, che a un certo punto smette di scrivere, e lì c'è stata una specie di trauma da parte di tutti, che sarà mai successo al padre, che cosa è successo, sarà morto, sarà vivo, continuerà a scrivere, non si sa. Quindi questo è un aspetto. E l'altra forma epistolare è appunto quella di questa ragazza che lui frequenta e che poi c'è un risvolto, questa volta simpatico, quindi anche o meglio divertente, ma tragico nell'età in cui appunto si viveva. Per noi può essere divertente. Qui sono queste due figure che si alternano e poi improvvisamente si tagliano, ecco, come se fosse un'azione performativa, cioè, che voglio dire, uno stare, un esserci, ma poi finisce là, senza un se e senza ma. E che scatena ovviamente tante domande. Probabilmente questo era un mio scopo, ecco, di terminare in quel modo. E poi comunque queste lettere, cioè, rendono
nonostante tu non presenti in effetti direttamente i personaggi, però prendono così tanto, almeno questo qua è quello che è successo a me, che non c'è bisogno di presentarli perché li immagini in automatico. E forse è questa immaginazione, no? Cioè, come se tu avessi in un certo senso facilitato questo processo di immaginazione, no? E forse anche da questa riflessione che hai fatto, non lo so, che è nato il contest che hai fatto Sì. partire, il contest artistico. Sì, in realtà è venuta, diciamo, ci sono stati due contest molto, molto divertenti. Uno legato diciamo, alla musica, alla musica, che poi non è un contest, è un omaggio che mi è stato fatto. Uno legato invece a una vera e propria, ecco, chiamiamola piccola gara. Per immagini in cui si doveva rappresentare questo pivolo perché questi ragazzi del primo anno appunto venivano appellati pivoli e quindi come rappresentarlo con i pugni al petto e lì il bello è che hanno partecipato anche persone che non erano state in quella scuola. Infatti la mia paura era che questo libro fosse troppo settoriale, io ho combattuto fino all'ultimo perché non lo fosse, e in effetti poi è stato, diciamo, anche apprezzato, ha suscitato curiosità perlomeno anche da quelli, ecco, che non conoscono quell'ambiente. E questo contest, appunto, ha vinto Aldo 40, Hardock, che insomma è un artista affermato, ma hanno partecipato altri, tra cui c'è anche Valerio Sebastio qui che vedo in diretta che ci sta seguendo, che per esempio ha rappresentato questo pivolo come metà umano e metà Mazinga Z, quindi come un vero e proprio robot, come per dire che bisognava essere degli eroi, stare lì. In realtà non eravamo degli eroi. Io, per esempio, mi sono trovato lì quasi per caso, però ecco, quasi per caso poi si scoprono tante cose. Poi anche questo è il bello della vita. E la cosa importante è trovarsi per caso, perché anche il trovarsi per caso implica un andare oltre. La propria finestra, la propria porta è una scelta, cioè il trovarsi per caso, ecco, certe volte non esiste. Mi ci Sì. trovavo e sono successe delle cose, se non mi ci trovavo, non succedevano. Sì, anche in un certo senso prenderla sempre con il piede giusto, no? Sì. Per imparare anche sempre di più, in un certo senso. Qua ho letto che chiedevano se hai mai sentito la mancanza, nel senso di appartenenza, ad un gruppo come quello dei compagni di corso. Quando l'hai scelto dalla scuola, qual è stato l'impatto con il ritorno al mondo esterno? Allora, Un ambito che mi era all'inizio, tocchi sul tuo libro, piccola parentesi, scusami. come? Cioè un tema che non tocchi sul tuo libro, in effetti, cioè il ritorno al mondo esterno. Sì, esatto, non c'è. Allora, in realtà ci sono dei tratti, dei momenti in cui questi ragazzi che vivono uno spazio e un tempo. E che è esattamente battuto proprio da elementi che a noi potrebbero sembrare assurdi, ad esempio l'altoparlante che indicava determinati momenti della giornata. C'era la gestione del tempo. Questi ragazzi quindi si trovano catapultati da un mondo che aveva la gestione del tempo e chi gestisce il tempo poi gestisce te, perché se io dico che alle 9 devi fare questo, lo devi fare, alle 11 devi fare questo, lo devi fare. Quindi in realtà è stato toccato questo tema parzialmente quando questi uscivano per fare ecco, libera uscita, in particolar modo all'inizio. C'era lì il trauma, ti vedevi in divisa in giro e
non sapevi che cosa fare. Poi, quando finisce tutto, c'è un senso di liberazione che tu, in un certo senso, puoi provare, che in un primo momento ti porta al distacco, alla repulsione, cosa che è successo a me, ma dopo X tempo, anni, decenni, ti può portare a rivalutare quella parte di te che di fatto si è formata, che si è sformata, ma sempre in senso sicuramente positivo. Poi chiaro è che io non saprò mai come sarebbe stata la mia vita e se fosse stata diversa, allora avessi deciso di frequentare il liceo, perché qui parliamo di ragazzi che fanno i 3 anni delle scuole superiori, quindi gli ultimi 3 anni dello scientifico o del liceo classico. Quindi Sì. questa è un po' la storia, ecco. Chiedono anche qual è il motivo per cui non hai mai mollato. Ci ho pensato anch'io prima quando mi raccontavi dei pugni al petto, no? Cioè, effettivamente, cos'è che ti spinge a non lasciare un percorso di un certo tipo? Allora, io il primo anno, che è sicuramente quello più difficile, avevo messo tutte le carte in tavola per lasciare. Paradossalmente, posso dire che il mio non è stato tanto un atto quasi di imperio, di dimostrazione, ma anche un atto di pigrizia, cioè sono stato pigro nel lasciare. Quindi è un po' un paradosso il caso mio, perché molti altri, per esempio, sono stati coerenti, hanno lasciato, quindi hanno fatto una precisa scelta. Io ho sempre vissuto in modo molto ibrido questo, cioè non mi sono mai visto dentro, non mi sono mai visto fuori. E forse questo è il motivo per cui sono riuscito tante volte a essere obiettivo anche a livello critico su quel tipo di vita, ma anche a livello critico in senso positivo su quello che tanto mi ha dato. Quindi se io poi bisogna anche dire che mi ha portato anche a, come mi conosco io, a essere onesto di quello che ho scritto. Quindi, come diceva Sabba, l'onestà della poesia, la poesia onesta, io penso di aver scritto un libro onesto, onesto intellettualmente, ma in senso intellettualmente non intelligente, ma intellettualmente perché ho fatto pace con me, quindi ero pronto per essere sicuro al 100% di scrivere un libro non solo su di me, ma purtroppo per tutti questi ragazzi stanno commentando su una comunità intera, ecco. Sì, tu sai che grazie al circolo universitario, appunto il CFU e all'Associazione Universitaria PAS, ho potuto dar vita ad un club del libro, no? Questo qui sarà il suo secondo anno e probabilmente non sai che da quest'anno abbiamo deciso di introdurre un tema. Di far ruotare tutte le nostre letture attorno ad un tema, che è appunto il tema del bizzarro. E io mi voglio ricollegare a questo tema, io voglio un po' portare l'attenzione anche sul tema del club del libro, per chiederti se ci vuoi raccontare un episodio bizzarro a conclusione di tutta questa presentazione, legato al tuo libro, o ancora meglio, se ce lo puoi raccontare, un episodio bizzarro legato alla tua esperienza nella scuola. Bizzarri credo che non si possano raccontare perché, no, scherzo, nel senso che vi lascio immaginare cosa possano combinare dei ragazzi di 15, 16, 17 anni che dormono assieme, non nello stesso letto, ma a un metro di, a un 80 centimetri di distanza,
studiano assieme, si fa per dire certe volte, si vanno a scuola insieme, fanno sport insieme, vivono i momenti ricreativi insieme e al 99,9% delle volte hanno passato per 3 anni le vacanze insieme. C'è un effetto moltiplicatore di tutti gli effetti bizzarri che può vivere chiaramente un ragazzo che vive una vita, tra virgolette, ordinaria, no? Perché questa comunque, ecco, è bizzarra in un certo senso, però sicuramente c'è qualsiasi cosa, te la lascio, te la rimbalzo questa, qualsiasi cosa ti possa venire in mente, moltiplicata per 10, ecco. Sì, E qui mi fermo perché poi... io ho Molti questi che mi seguono mi occhiali. potrebbero denunciare, no, scherzo, non denunciare, però ecco, abbiamo fatto tante cose, Sì, leggo qualcuno che poteva essere cercato a Tunisi, uno che canta Pio Pio, Zaffa, ecco. Zaffa, Ah, vabbè. nominano un certo Stiamo Zaffa. parlando poi ogni corso a persone o personaggi, ecco, Zaffa è un Andrea è un amico, ma è un'icona del nostro corso per estro, per intelligenza. Credo non sia neanche umano a tratti. Io sono un suo grande amico e faceva le cose più bizzarre del mondo, tipo, non lo so, all'improvviso in mezzo alla folla si metteva a cantare e lo guardavano tutti, cioè, a tratti faceva fare anche delle simpatiche figuracce, ma che noi ancora ci raccontiamo. E il bello è che tutto quello che lui ha fatto, tutte queste stramberie, sono state raccontate anche ai figli, a dei nostri compagni che le sanno. E le raccontano pure loro, cioè una cosa Vabbè, lo incredibile. stesso è successo tra me e te quando abbiamo parlato di mio padre, cioè Sì, è perché successo lo stesso. non tutti sanno che ho scoperto che Chiara, vedendo, cioè, il cognome, è la figlia di un mio carissimo collega di lavoro. Sì, questa è una cosa bizzarra perché Massimo. Ma Sì. Sì. l'essere bizzarri nel senso di simpatia, intelligenza è questo poi, ecco. Però ecco, la cosa che mi fa più piacere leggere in tutti questi commenti, no? Che non sono solo domande, sono proprio, c'è cioè una conversazione. Hai detto Sì. che qua dentro ci sono anche persone che comunque venivano con te alla scuola. Ecco, c'è cioè, la cosa più bella è ritrovare il tuo tema dell'amicizia, della comunità che va avanti dopo tanti anni. Cioè, nel senso che Sì. comunque rimane solida e questa qua è una cosa veramente tanto bella. Cioè. È inspiegabile, quindi cioè con questi ragazzi sono persone che ci rivedi dopo 30 anni, ma è come se con il dono del temporale tipo Star Trek ti Sì, in un certo ricatapultassi modo. in quel momento e cadono tutte le barriere, ecco, di qualsiasi tipo. Quindi, ecco, è questa la potenza di una comunità che, attenzione, non è solamente legata appunto a questa scuola al Morosini, ma a mio avviso, ecco, se una vita di comunità anche temporanea, di qualsiasi situazione, se vissuta fino in fondo, comunque ci può dare qualcosa. Quelle che Certo. sono le un po', tu prima hai citato il Poetry Slam, che sono delle gare di poesia performativa, che sono in realtà non c'è al centro il poeta, la poesia, ma c'è un insieme, una comunità che crea una massa critica insieme davanti a una persona che legge dei testi che viene giudicata con dei voti da una giuria estratta a sorte dal pubblico, cioè cosa rivoluzionaria, no?
se ci pensiamo. E quindi è un po' questo il concetto di comunità. E quelle sono comunità temporanee. Questa è stata una comunità temporanea di 3 anni, vissuta intensamente, senza nulla togliere alle altre esperienze che uno può aver avuto e che però ha vissuto intensamente. Io onestamente dico, l'esperienza che ho fatto lì a livello di intensità, poi non l'ho più fatta, ma sarà stato magari un mio limite, una mia sfortuna, però ecco, ne prendo atto e sono contento di aver fatto quello che ho fatto e che mi ha dato quello che mi ha dato, ecco. Sì. Io appunto ti ripeto, sono molto, molto contenta di aver letto il tuo libro perché ho conosciuto un mondo che effettivamente non conoscevo. Cioè, e di questo ti ringrazio ancora veramente perché ho imparato tanto. Effettivamente mi sono aperta ad un nuovo ambito, ecco, diciamo così, ad un nuovo mondo. E niente, io ci tengo anche a ringraziarti per la possibilità di aver fatto questa presentazione online, la mia prima presentazione online, ma anche la tua. Spero che ti sia piaciuta e spero che sia piaciuta a tutti e a Sì. tutte. E ringrazio tutti quelli lì e tutte quelli lì che sono appunto che si sono collegati con noi. E ti faccio ancora i miei complimenti per il tuo Grazie. libro. Perché veramente non, forse ero partita anche prevenuta sul tema, non te lo nego. Quando ho capito che il tema era quello, effettivamente era un tema che non mi ha mai affascinato, cioè lo dico senza vergogna. È un tema che non mi ha mai detto tanto, in effetti. E non ti nego che forse ero partita anche un po' prevenuta la prima volta che l'ho letto. Poi andando avanti sarà per la storia, sarà appunto per le lettere che ogni volta che le ritrovo in un libro mi prendono, sarà per una serie di fattori, Venezia, cioè comunque io studio architettura e c'è ritrovarmi appunto la descrizione, non ti ci sei focalizzato tanto, ma ritrovarmi già la descrizione della città, cioè io da poco ci sono ristata a Venezia per la Biennale, no? Appunto, leggere che questo ragazzo se ne andava insieme ai suoi amici e passava a fianco alla Biennale, cioè mi ha riportato un po' a, siamo a dicembre, a un mese fa neanche, quando ci sono andata con la mia coinquilina, quindi cioè, sono state una serie di, diciamo, di sorprese, non te lo nego, quindi veramente, cioè, mi ha fatto ricredere su un tema che non mi aveva mai affascinato, sinceramente, e me lo ha fatto piacere, non te lo nego, non te lo nego, e di questo ti ringrazio veramente tanto. Grazie a te. Ultimo, ci tengo soltanto a ringraziare di nuovo l'associazione Passi, il Circolo CFU, perché ci hanno fatto anche conoscere in un certo senso, lo dicevamo prima, no? Cioè sono stati loro che ci hanno messo Assolutamente. in contatto, quindi sì. Qua dicono che nelle scuole militari oggi ci sono le donne. Sarebbe Sì. interessante sentire il loro punto di vista, magari nel tuo prossimo libro. Questo mi Beh, sta sì, qui a si apre chiaramente un tema. Questo è un tema che è stato abbastanza discusso, dibattuto in altre presentazioni. Poi ecco, il bello della moderatrice è che io lascio chiaramente carta bianca sulle domande. Questo sulle donne in realtà è stata una svolta, un cambiamento epocale, perché il protagonista Raimondo vive in un contesto maschile. Quindi, come cambia il tempo e lo spazio? Lo spazio cambia, la logistica cambia e banalmente avere già uno spazio diverso, perché chiaramente hai dovuto ristrutturare logisticamente una scuola con delle camere di 4 persone già dal primo anno,
è chiaramente un aspetto, è vivere uno spazio, un tempo in modo diverso rispetto a uno che l'ha vissuto in un altro modo. Quindi è interessante capire come sarebbe oggi vivere questa scuola. Io non lo so, no? Però è anche vero che molti ex allievi, molti papà di ex allievi che hanno letto il libro, che mi hanno contattato, hanno ravvisato comunque, io non ho battuto molto perché ho detto che Raimondo, diciamolo francamente, aveva 15 anni e poteva essere anche una donna, poteva essere anche un uomo. Non è determinante il sesso a quell'età. A quell'età siamo sì anche presi dal sesso, ma siamo anche soprattutto presi dalla costruzione, sicuramente fisica, ma soprattutto mentale del nostro essere. Quindi è ininfluente. Io vedo questa ambientazione anche in un mondo, in una scuola dove ci sono anche le donne, lo interpreto anche in questo senso, ecco. Sicuramente è cambiato l'approccio, perché ma è naturale che cambi, perché i comportamenti poi cambiano, secondo me anche positivamente, perché si ingentiliscono certi approcci. Sono due contesti diversi, ma che arrivano comunque a un punto comune. Sì. No, però è bello effettivamente, anzi mi scuso di non averlo fatto perché effettivamente non ci avevo proprio pensato, sottolineare il fatto che oggi, cioè, è un tema molto importante, anche le donne possono entrare a far parte di un mondo che effettivamente a loro prima non era concesso, no? E mi scuso effettivamente di non aver pensato a questo aspetto così, così fondamentale e ringrazio chi lo ha fatto. Sì, diciamo che ecco, qui c'è poi ci sono anche chiaramente testimonianze. Quando si parla, ecco, di tradizioni, è vero, ma la tradizione ha senso, quindi la memoria ha senso quando viene in un certo senso tradita. Tradire una tradizione significa vedere aspetti che possono anche essere migliorativi in un certo contesto. Io non lo so se è migliorato o peggiorato, questo non, sinceramente non è che mi riguarda più di tanto. Però se l'uomo si fosse fermato alle ruote quadrate, quella era la tradizione, probabilmente non sarebbe mai arrivato alle ruote rotondi, poi a fare le macchine di Formula 1 e andare sulla Luna. È tradire Certo. delle situazioni, appunto, coraggio. È con i pugni al petto, nel libro questo si racconta, è tradire anche la tradizione, perché noi in fondo eravamo dei piccoli traditori, no? Delle tradizioni che ci ancoravano in un contesto e noi volevamo andare in un altro mondo, quello civile, quello più comodo. Da questa frizione, da questo gap, da questa crisi, come dicono i giapponesi, che le fratture dei vasi le riparano con l'oro, si creano queste fratture. Che però vengono riparate con l'oro e poi il vaso nel contesto ha un valore più grande proprio perché si è partito da un tradimento, da una frattura, da un cambiamento. Sì, vabbè, si chiama progresso, semplicemente. Io, vabbè, ci tengo ancora a ringraziare te per l'occasione che mi hai dato di presentare il tuo libro. Spero di poter presentare anche il prossimo. Speriamo, dai. Speriamo. O Sì. comunque di assistere, non pretendo di presentarlo, di assistere alla presentazione del prossimo libro. E niente, ringrazio ancora tutti e tutte coloro che sono rimasti e ci hanno guardato.
spero che vi sia piaciuta la presentazione. Grazie a tutti, grazie a te e alla prossima diretta, direi. Alla prossima, al prossimo libro anche. Dicono non farci aspettare altri 12 anni, dicono qua, Grazie. ci hai detto, no, dai, va bene. C'hanno ragione. Grazie, Ok, grazie ancora. grazie a Buona serata a tutti. tutti e a tutte. Ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao.